Martedì 26 marzo, bentrovati con il TG Distretto di quest'oggi. È iniziato l'iter alla Camera per il decreto rilancio che dovrebbe mettere in campo 55 miliardi per rimettere in moto il Paese, tutti ancora sulla carta, per questo è condizionale ed obbligo, mentre nelle aziende si attende ancora il pagamento della cassa integrazione scattata a marzo con il lockdown. Per rafforzare gli aiuti a imprese e lavoratori c'è l'ipotesi di allungare la cassa integrazione, finora è previsto che duri al massimo 9 settimane con la possibilità di ottenere altre 5 entro agosto. A queste ne sarebbero state aggiunte altre 4 per il periodo settembre-ottobre 2020. L'obiettivo sarebbe quello di arrivare a dicembre, ma resta il nodo delle risorse. Gli assessori alla mobilità dei comuni del distretto ceramico hanno scritto una lettera ai parlamentari modenesi chiedendo una modifica al decreto rilancio. Lamentano l'esclusione dal buono mobilità, quello per monopattini, bici e pedalata assistita, che è previsto al momento solo per i centri che superano i 50.000 abitanti. Secondo gli assessori, di fatto, l'unione dei comuni nella quale i lavoratori si muovono, e potrebbero farlo anche con questi mezzi, con l'aiuto dell'ecobonus, superano di fatto i 100.000 abitanti, sono 110.000 e dovrebbero poter contare su questo beneficio. La movida è uno dei principali osservati di questa fase 2, ma non dappertutto c'è movida, vediamo. Fase 1, fase 2, fase futura. Che cosa significano queste parole per gli esercenti dei bar che hanno appena riaperto la loro attività? Lo abbiamo chiesto a Vincenza Galletta, che è contitolare del bar Mumac, situato in Piazza Spallanzani a Scandiano. Il coronavirus a tutte le attività del centro ha portato grande difficoltà durante la chiusura, perché siamo tutti obbligati a pagare l'affitto, perché se no non otteniamo dallo Stato il 60% della dichiarazione dei redditi. E quindi abbiamo delle spese da sostenere, non abbiamo incassato nulla. E adesso che abbiamo riaperto, l'incasso non è più quello di prima, perché è un 70% in meno, neanche un 50%, ma un 70% in meno, perché la gente non gira, ha paura, se escono fuori devono essere tutti divisi e allontanati, e quindi andare al bar non è più un piacere, ma è diventato un disagio per tutti, e preferiscono tutti stare a casa, stare in famiglia insieme, perché a casa loro anche gli amici possono fare quello che vogliono e noi siamo obbligati a tenerli distanti. Il Cersaie punta ad essere la prima fiera internazionale a riaprire i battenti in Europa dal 9 al 13 novembre in fiera a Bologna. È stato aperto anche un nuovo padiglione di 14.000 metri quadrati. Ci sono naturalmente le norme di sicurezza da rispettare. La decisione definitiva sarà presa però il 9 luglio. Sulla carta non sarà un problema mantenere il distanziamento sociale. Su questo sentiamo uno degli organizzatori di Cersaie, Angelo Dall'Aglio. Noi abbiamo fatto un calcolo sulla capienza di Cersaie in base alle notizie che abbiamo in questo momento. Non essendoci protocolli, ovviamente sono calcoli ipotetici, ma diciamo che la superficie lorda di Cersaie consta più o meno di 155.000 metri quadrati. Parlo dei soli padiglioni, quindi escluse aree esterne, quindi esclusi corridoi di interconnessione. Se dovessimo fare un calcolo così molto approssimativo, diciamo che secondo le regole attuali ogni persona avrebbe più o meno un'area di 4 metri quadrati, il che significa che sempre in potenza, un po' ragionando sempre in linea teorica, la distanza tra le persone sarebbe oltre i 2 metri, quindi saremmo oltre il doppio di quello che è la distanza attuale. Abbiamo fatto un calcolo approssimativo che all'interno del Cersaie potrebbero esserci in contemporanea, quindi in un dato momento, massimo 38.750 persone. Significa anche che siamo ben oltre la capacità di un giorno normale, pre-Covid, Cersaie dell'anno scorso, quando abbiamo avuto tra espositori, visitatori, personale della fiera, eccetera, un numero inferiore.
Per i 400 lavoratori della System Logistic SPA, la ripresa post-Covid coincide con la tutela dei lavoratori fragili. C'è un accordo raggiunto con l'RSU, Fiomme e System Logistic che consente a tutti i lavoratori con gravi patologie di ottenere il riconoscimento formale di un impegno alla riorganizzazione aziendale per garantire le massime condizioni di sicurezza possibili. Nel caso questo non sia sufficiente, l'azienda si farà carico di una aspettativa che sarà retribuita. Ed ora veniamo alle novità di Infolog. Infolog è una vocazione software house, produciamo sistemi software 4.0 per la gestione del magazzino, quindi dal fine linea fino al carico del camion. La novità più importante è la possibilità che diamo ai nostri clienti di installare un navigatore sui carrelli tradizionali che attraverso questa strumentazione noi trasformiamo l'operatività di tutti i giorni come se fosse un magazzino automatico. Diamo supporto all'operatore che guida il carrello attraverso un video e un software appositamente sviluppato per guidarlo dal fine linea di produzione fino agli stoccaggi, alla preparazione, allo spalettizzato, fino al carico del camion. Abbiamo aggiunto la possibilità di mettere dei sensori nel carrello che consentono di geolocalizzare con delle precisioni centimetriche e millimetriche, tali che sapendo sempre dove si trova il carrello possiamo tracciare il materiale, i pallet, automaticamente senza l'utilizzo di nessun barcode, senza l'utilizzo di tag RFID. Riduciamo fortemente le attività del carrello, ottimizzando i percorsi, ottimizzando i cicli di lavoro, specializzando le persone nei vari ruoli delle attività, guidando l'operatività del magazzino, soprattutto nel mondo dello spallettizzato, a guidare alla costruzione dell'ordine del cliente fino alla consegna. È il momento dei consigli della nostra rubrica Andon Fora. Come di consueto con il debito pubblico italiano che supera i 2.370 miliardi di euro, quello pro capite è arrivato a quota 39.390. Arrivederci.